Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni albero che fiorirà cambierà, per ogni cosa del mondo cambierà, finché il mondo girerà cambierà. Chi ha promosso questo evento? Antonella Flati, ormai al fianco di Fabrizio Tornato da tempo, ti conosciamo per le tue battaglie a fianco a Fabrizio, ma non solo, adesso Fabrizio è diventato un simbolo, oggi eri qui sul palchetto a parlare a questa gente, sei stata tu che hai iniziato appunto a fissare questa data e noi ce ne siamo accorti. Vabbè, tu Iena non potevi non accorgerti, no? Sì, oggi è una data importante per tutte le famiglie italiane, non solo per quelle che vivono la situazione di separazione. La famiglia è veramente un valore importantissimo da difendere. Oggi noi, come tu sai, chiediamo la vera applicazione della legge 54, legge vigente in Italia dal 2006 e legge ancora disattesa purtroppo, perché in Italia ancora viene interpretata. Quindi noi oggi siamo qui per chiedere l'applicazione di una legge che esiste. Allora, innanzitutto noi dobbiamo veramente ringraziarti. Voglio farlo oggi in occasione appunto di questa manifestazione, perché il tuo intervento è servito sicuramente a sensibilizzare la politica. Quindi tu sei stato un po' per noi la chiave di apertura nei confronti di questo muro di gomma, e di questo te ne siamo assolutamente grati, Alessandro. Per noi oggi sei un amico delle tante famiglie italiane. Sì, il nostro prossimo appuntamento è sicuramente un tavolo programmatico con la politica, proprio per chiedere la risoluzione concreta di quelli che sono appunto i problemi per i drammi familiari. Ecco perché oggi sono qui a chiedere il cambiamento di queste leggi, a chiederlo nel nome dei figli innanzitutto, nel nome di tutti quanti gli uomini e delle donne che credono ancora in Dio, nel padre e nella famiglia. Allora, il figlio di Iena per te. Oggi, qui davanti a Montecitorio, ascoltami Tiberio, un caso importante per una nazione che i figli del futuro non li ha più, perché li sta perdendo con questa situazione delle leggi e giustizia che non combaciano in nessun modo. Tu sei l'esponente VIP televisivo, che vittime italiane dei padri, e quindi vittime italiane dei padri, perché comunque i figli sono la vera pedina che penalizzata in questa situazione. Cosa potrebbe... Di chi è la colpa? Sì, di chi è la colpa e qual è la soluzione? Così togliamo anche i dubbi a chi non la trova. C'è una legge che viene purtroppo interpretata. A un padre che vuole fare il padre danno certi giudici un mercoledì e fine settimana alternati, il che significa sui piatti della bilancia della giustizia 8 giorni al padre e 23 alla madre. Questa non è pari dignità sociale, come recita l'articolo 3 della Costituzione. Bisognerebbe che certi giudici cambiassero l'orientamento culturale che vede al centro della famiglia o della nuova famiglia che si va a disegnare la madre, e bisognerebbe introdurre in Italia i patti prematrimoniali. A quel punto tante di quelle cose che non funzionano si risolverebbero prima. Alcune cifre: i divorzi costano alla macchina della giustizia 440 milioni di euro. L'avvocatura italiana guadagna 5 miliardi di euro e le consulenze psicologiche fruttano 1 miliardo di euro. Numeri stratosferici, per questo che è la crisi anche di una nazione, quindi si potrebbero tagliare questi. Si potrebbero e si dovrebbero tagliare, basterebbe semplicemente che ci fossero i patti prematrimoniali, che i tempi della giustizia fossero più brevi, che ci fossero giudici che facessero solo ed esclusivamente diritto di famiglia. Esiste un problema di mala giustizia e di una certa magistratura. Il problema della giustizia ha prospettive anche diverse da quelle berlusconiane. Perfetto. È un problema di tutti quanti. La giustizia italiana, per quanto riguarda il diritto di famiglia, non funziona. La domanda di fondo è: che cittadini, che elettori, che magistrati, che avvocati saranno i figli dei separati di oggi, dove la figura paterna viene esclusa a priori? Perché si dà per buono, a prescindere, il ruolo della figura materna e il padre deve essere sempre il mascalzone di turno? Oggi sono comunque tutti qui a lottare, padri, madri, per i diritti dei figli. Quali sono i consigli da dare anche ai ragazzi che vedranno questa tua intervista?
Ma io credo che questo sicuramente sarà il problema del futuro. Le separazioni sono in continuo aumento, noi siamo la prima generazione e voi come genitori la prima generazione a subirla, e inevitabilmente bisogna trovare un sistema di normative giudiziario della magistratura che possa porre un rimedio opportuno a questa situazione. Certo, perciò quindi bisogna anche far avvicinare chi non è interessato dal problema, tipo il sottoscritto, anche se non separato, si è interessato a questa questione dei figli, proprio perché i figli vanno tutelati comunque, anche se questa nazione a volte si scorda di loro quando certo. C'è bisogno di loro, insomma, si ricordano solo quando bisogna andare a votare. Già si vedono lampi all'orizzonte, però è lo Stato che deve tutelare noi, perché noi abbiamo bisogno di essere tutelati. I nostri figli, è come se fosse suo figlio che è lì dentro, abbiamo bisogno di essere aiutati. Voi ci dovete aiutare delle vostre intercettazioni, delle vostre cose, non ce ne può fregare un cazzo. Grazie a Buttiglione che è uscito fuori di là e ci è venuto a ascoltare. Ci mettiamo in ginocchio a Buttiglione, ok? Però noi vogliamo essere aiutati. O sei colpevole, o sei innocente, o è consensuale, o è giudiziale, la sentenza finale per quanto riguarda il padre sarà sempre quella. A nome di tutti questi genitori, non solo papà anche mamme, e a nome di tutti quei bambini sottratti e chiusi all'interno delle case famiglie, la politica oggi, dove di fronte c'è un a business, noi, dove c'è un business. Quale impegno intende prendere? Noi vogliamo delle risposte. Bisognerebbe assolutamente proporla come contromanovra finanziaria, perché torneremmo sicuramente in esubero nel 2013. Brava. Con la chiusura delle case famiglie. Allora, basta rendere orfani bambini con genitori in vita. I servizi sociali hanno un dovere, tutelare la famiglia. E non è così di fatto. No, sì, no, oggi questo non esiste. La politica ha il dovere civile e morale di sostenere la famiglia, garantire la bigenitorialità e soprattutto garantire al minore, a tutti i bambini, il diritto all'infanzia. Sono... Quindi oggi brava! Voglio sapere brava! Qual è l'impegno. Brava! Noi vogliamo delle risposte. L'impegno che prende la politica non lo so, perché io non sono la politica. Vi posso dire l'impegno che prendo io, al massimo quello che prende il mio partito, se sarà d'accordo con me, ma penso che sarà d'accordo con me. Cosa possiamo fare? Noi abbiamo diversi strumenti. Il primo è l'interrogazione ed interpellanza urgente, per invitare il ministro a venire in aula e a riferire su come funziona, senza farci grandi illusioni, però è una cosa che bisogna fare. Perché? Perché per arrivare a istituire la commissione d'indagine, esatto, è necessario sensibilizzare il Parlamento. Esatto. Voi sensibilizzate chi potete dei parlamentari, io parlerò con i miei. La cosa prima da fare è questa, perché sull'onda di questa la seconda tappa è chiedere la commissione d'indagine. Contemporaneamente, io che un poco conosco il problema, ho cercato di parlare con il Consiglio Superiore della Magistratura, segnalando loro questa situazione. Se in un caso viene fuori dal Consiglio Superiore della Magistratura un indirizzo giurisprudenziale nuovo, si muovono su quell'indirizzo giurisprudenziale. Onorevole, Figlio di Iene le ha portato la voce dei figli in questa manifestazione, che voleva dire la sua. Pierfrancesco. Eccomi Pierfrancesco. Lui è un figlio di separati. Ma io, senza aggiungere altre parole tecniche a quelle che hanno già detto tutte queste persone, io credo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Il fatto che centinaia di persone si riuniscano qui oggi a lanciare un messaggio comune, io credo questo. Dal punto di vista dei figli non posso dire altro, il figlio vuole entrambi i genitori. La politica può fare qualcosa e quindi è il momento di fare qualcosa, tutto qui. Tuteliamo i figli, onorevole. Almeno per la coscienza personale, se non per la coscienza, per i voti, dal punto di vista politico. Mettiamo. Lascia perdere i voti, perché è un altro però discorso. È comunque uno dei punti che può lanciare un qualcosa. Parliamo della verità. Il bambino vuole tutti e due i genitori. La legge che abbiamo è una legge teoricamente che afferma questo principio, ma nei fatti non è il problema. È praticamente il problema, è che non è applicata in modo corretto a quello che in realtà prevede. Esattamente. Si può migliorare. E allora, certo che si può migliorare. Io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà per ogni vita che nasce. Onorevole,
anche Pannella come figlio di Pannella. Allora, questa questione di padri e madri separate, che comunque attanaglia un po' l'Italia, i figli che ormai di una nazione saranno il futuro della nazione, sono costretti a vivere anche loro quasi in sciopero della fame, costretto dalle leggi dello Stato. Quale potrebbe essere una soluzione per aiutare questi figli? Ma conosco più o meno le loro richieste, coincidono con anche le nostre. E quindi una soluzione? Parlarne un po' di più magari per aiutare? Non solo, discuterne pubblicamente, perché se la gente conosce questa situazione, la gente all'80% sta con loro, con noi. E quindi bisognerebbe un po' applicare di democrazia. La legge? Bisognerebbe democrazia. La democrazia vuol dire dibattere. Dialogare. E quindi dibattere di modo che il popolo possa scegliere. Questi, il divorzio breve, le famiglie di fatto, quelle che ci sono, regolarissime, eccetera, tutto quanto, non hanno il senso, sono un po', diciamo, un po' bestie, ma io sono bestia abruzzese, loro non lo so, siamo tutti italiani, forse saranno un po' lombardi, siamo tutti italiani, questa è un'altra parentesi. Se le parlo di famiglia? No, non mi parli di niente. Perché no? Buonasera. Perché non possiamo parlare di famiglia? Bisogna parlare di famiglia. È l'Italia. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà.